Dopo tante parole è giunto il momento di passare ai fatti. E quale occasione più ghiotta per i bianconeri per rifarsi del periodo nero che stanno attraversando se non la partita di sabato contro l'Étoile Carouge? Per la squadra di Francesco Moriero un'importante occasione per uscire dal tunnel e dimostrare a tutti che la stagione si può ancora salvare. Si direbbe una partita facile sulla carta, ma di questi tempi è bene passare dove l'acqua è bassa. Lo sa bene anche il difensore bianconero Francesco Bega. In questo momento hanno detto che ci sono state tante partite facili, ma non ci sono state, quindi adesso noi dobbiamo pensare solo a fare bene e cercare di vincere per riportare un po' di fiducia a questa squadra, perché i risultati e quello che abbiamo espresso in campo fino adesso non è stato sicuramente positivo, quindi ci prendiamo le nostre responsabilità e solo facendo così possiamo uscire da questa situazione. Ecco, hai detto bene, non è un momento facile, voi nello spogliatoio come lo vivete? Sicuramente non ridiamo e scherziamo come all'inizio, perché comunque ne soffriamo tutti quanti di questa situazione, però sappiamo che l'unica cosa che c'è da fare è lavorare seriamente e pensare una partita alla volta, e che non c'è nessuna partita facile, assolutamente. Ecco, però il gruppo rimane unito, seguite Moriero? Certo, quello è sicuro, ma come abbiamo fatto sempre con l'allenatore di prima, noi questo l'abbiamo sempre fatto, non siamo riusciti a esprimere quello che volevamo, ma sicuramente non è colpa né dell'allenatore, è solo colpa nostra, noi giocatori. Sono delle voci che Possanzini vuole tornare in Italia, tu sai qualcosa? No, queste cose dovete parlare con la società, noi dobbiamo pensare solo alla partita di domenica e allenarci bene, concentrati, perché è veramente molto importante per noi.